Quali sono i 5 peggiori investimenti immobiliari possibili, o anche modalità o approcci? Quali sono e come avvengono? Li voglio elencare insieme a te per poterli evitare. Ti racconto questo perché chiaramente li ho fatti perché tanti errori ho fatti nella mia vita che mi hanno permesso poi di trovarne beneficio per evitare di farlo, perché chiaramente il peggiore dei modi è ripetere le cose e farle di nuovo. Intanto gli immobili, parliamo degli immobili a rete, numero uno. Non tutte le case, seppur bellissime, sono adatte per essere messe a reddito. Non tutti i negozi sono adatti per essere messi a reddito. Devi sempre scegliere degli immobili, in particolare che abbiano delle caratteristiche per essere messi a reddito. Ti faccio un esempio. Proprio l'altro giorno, parlando con un mio amico che attualmente vive a Dubai, e vuole ormai tornare, è stato lì 5 anni, si è un po' stancato anche di vivere all'estero, poi parleremo dopo anche dell'estero, perché è vero, Dubai è molto bella, è un posto molto bello, però fondamentalmente è un posto dove ci vai per lavorare, per creare grandi profitti. Lui l'ha fatto. In questo momento lui sta cercando una casa a Roma, sta cercando una casa a Roma, in particolare al centro, può impiegare un buon capitale per comprare a Piazza di Spagna, e mi raccontava che anche in relazione ai metri quadri meno di 20.000 euro al metro quadro non si riesce a trovare un immobile tra Via Condotti, Piazza di Spagna, Piazza Barberini, insomma il vero centro storico di Roma. Quell'immobile, prova ad immaginare un immobile da 8 milioni, ma a quanto può essere fittato? Si potrebbe per esempio immaginare di fittare a 100.000 euro l'anno un appartamento bellissimo, e capisci subito che il rapporto non ci sarebbe rispetto all'investimento da fare, per esempio, di 8 milioni. Questo è solo un esempio. Non devi scegliere immobili commerciali fuori dal centro, sta diventando molto difficile. Te lo ricordo che Amazon purtroppo sta facendo chiudere tanti piccoli negozietti, tanti piccoli negozi che non riescono a combattere il colosso di Amazon, che ha di per sé la possibilità di offrirti tutto in modo immediato, non dico al prezzo migliore, però con un servizio in efficienza che il piccolo negoziante non riesce più a offrire. I negozi del centro, in particolare delle grandi marche, rimarranno sempre, perché ti ricordo, come abbiamo parlato nel podcast numero 40, che le persone andranno sempre in questi negozi per comprare, sì, certamente, ma per provare emozioni, perché l'emozione di entrare da Bulgari, di entrare da Louis Vuitton, di entrare da Dior è insostituibile rispetto al fatto di ricevere un pacco anche da un buon fornitore, ma di un vestito che in quel momento semmai non avevi ancora indossato. Ma veniamo appunto. Ti ribadisco che non tutti gli immobili puoi metterli a reddito. Secondo, gli immobili possono generare perdite, quindi è un pessimo investimento comprare un immobile se per esempio il palazzo è da ristrutturare, se per esempio le fondamenta non sono messe bene, se per esempio c'è da pagare i condoni, non c'è l'abitabilità e c'è appunto da sistemare tutto ciò. Fai bene i conti prima. Quindi fai bene i conti prima di acquistare gli immobili, in modo che tu ti puoi trovare in una situazione, in una condizione ottimale per poter avere a tuo vantaggio appunto l'investimento. Quindi non tutti gli immobili sono interessanti, perché generano delle perdite e ci sono dei costi fiscali, i costi dell'IMU, i costi di manutenzione straordinaria, i costi di gestione anche di tutto ciò che riguarda l'investimento. Terzo punto, non investire se non sei veramente preparato, se non sei veramente skillato, se non hai fatto già tuo il settore immobiliare con i soldi degli altri, con i soldi di parenti, amici, investitori, terzi, eccetera. Fallo semmai con le banche, perché la banca è asettica, vuole una percentuale del guadagno sui soldi che ti presta, però amici e parenti generano poi grande tensione e grande propensione, diciamo, al nervosismo. Poi ci potrebbero essere avvocati, contestazione e tutta una serie di cose. Questa cosa qua chiaramente io ti consiglio
appunto non investire almeno inizialmente se non ti senti pronto a portare risultati alle persone. Questo è molto importante. Non investire, secondo me, in multiproprietà, stanze d'albergo e terreni se non hai diciamo una buona capacità. Primo, le multiproprietà sono quote dove l'operazione immobiliare già l'ha fatto la società, perché se ti vai a fare bene i conti, e l'ho fatto una volta in un caso dove mi proposero delle stanze a Sharm el Sheikh, addirittura al metro quadro avrei acquistato quella settimana a 50.000 euro al metro quadro, pensa un poco te, fatti bene i conti, perché poi fai parte di un 52esimo dei proprietari di quella settimana, è una cosa molto atipica. Alcuni alberghi, in particolare negli Stati Uniti, vendono le stanze per darti una redditività. Non lo ritengo interessante, sempre perché ti ricordo che tu devi ragionare da investitore. Che vuol dire ragionare da investitore? Sei tu che devi preparare l'operazione per gli altri, non devi essere tu diciamo acquirente di operazioni fatte da altri. Certo, è più difficile, ci mancherebbe altro, ma qua stiamo parlando a piccoli investitori, a grandi investitori, e per cui devi essere tu che devi generare queste operazioni, non devi essere tu acquirente di queste operazioni particolari. Chiaramente potrai ascoltare, adesso arriviamo anche al quinto punto, potrai anche ascoltare altre informazioni, gli altri 40 podcast o 40 video qui sui social, e chiaramente avete attraverso i miei libri altre informazioni. Ma vediamo al quinto ed ultimo punto: case all'estero. Moltissime persone mi sollecitano sempre: Antonio, che ne pensi di investire in Albania, in Romania, in Grecia, in Spagna, negli Stati Uniti, Sud America e così via, e a Dubai, l'ultima meta del momento. Signori, gli investimenti in queste zone qua vanno fatti sul posto o con un team sul posto, a meno che tu non sia uno che vuole comprarsi la casetta all'estero, andarci ogni tanto, tenerla a reddito e chiaramente prendere una buona rendita. Però attenzione, affidati a chi lo sa fare, perché i costi di gestione, manutenzione, tasse e tutto ciò che riguardano gli immobili sono tassati uguali in tutto il mondo. Non esistono dei grandissimi vantaggi in altri posti del mondo. È vero, a Dubai c'è qualcosa, ma in questo momento proprio questo mio amico di Dubai mi raccontava che secondo lui è finito un ciclo. C'è tanto invenduto in questo momento a Dubai perché c'è stato un eccesso di costruzione. Forse pochi ricorderanno il 2012, durante il quale addirittura l'Emirato di Dubai si dovette far prestare 160 miliardi di dollari dal principe di Abu Dhabi, perché stava fallendo praticamente Dubai. In realtà l'attuale proprietà di Dubai è del principe di Abu Dhabi, e quindi, come vedete, anche i grandi sbagliano. E ci mancherebbe altro, anzi, a volte quando sbagliano c'è da farsi male. Quindi fate attenzione dove investite all'estero. Io all'estero non lo ritengo un investimento importante. Parti da sotto casa tua, anche sotto casa tua c'è un investimento da fare. È importante uscire là fuori e andare a poter capire quali sono gli immobili a sconto. È un lavoro difficile? Sì, è un lavoro difficilissimo. Comprare case senza soldi, comprare case e mettere a reddito, comprare case con i soldi degli altri, ma c'è bisogno che qualcuno lo faccia. Tu puoi imparare a farlo anche con il mio supporto, anche gratuito. Scrivimi, raccontami, mandami un video, scrivimi una mail, contattami sui social e faremo insieme un buon lavoro. Grazie ancora per avermi ascoltato per questo ulteriore video podcast, e ci vediamo alla prossima puntata. Buona vita!